dobbiamo fare? Allora, se io sto qui e io vorrei insegnarti a farlo. Ok. Quindi allora, vengo io lì. Certo. E mi hai detto mettiti lì. E vieni qua. Ma io se io ti devo insegnare a te, io lo so come devo fare. Ciao a tutti, sono Laura Lodi, sono una dietista e sono qua con mia nonna che si chiama Iole. Buongiorno a tutti. E oggi faremo la ricetta del mattone, la torta mattone di nonna Iole. Abbiamo preso i biscotti, sì. E abbiamo preso le uova, che sono quelle poi di mio zio. E c'è il latte, poi cosa c'è nonna? La panna da montare. La panna da montare che deve essere fredda, giusto? Sì, deve tirare fuori dal frigo. Ok, poi abbiamo lo zucchero. Sì. E poi dovremmo fare il caffè, giusto? Sì, e la farina non mi ha messo. La farina, cosa c'è, qualche cucchiaio da mettere nella crema? Sì. Ok, qualche cucchiaio anche di farina. Ok, allora abbiamo detto tutti gli ingredienti, allora adesso andiamo a fare la crema. È così tanto buona. Esatto. Allora io metto 6 cucchiai di farina. Io metto 2 intieri. Voglio cominciare a mettere un po', sì, un po' sulla volta, però. Un bel cucchiaino, perché è molto amaro il caffè, non è quadrato il vetro. Allora io ci tiro via l'angolo, perché così ci viene tutto ricoperto bene, insomma, se no diventa più strettina lo stampo. Caffè. Devi fare i biscotti bagnati, non, ecco, uno che sai che lo li lascio io, cucio veloce. No, veloce. Così? Sì. Ecco, e poi dopo prendi questo qui, perché dopo quegli altri che ci hai fatto, tirato via l'angolo. Parte 2, prendi il cucchiaio, poi ce ne metti uno nel mezzo, con questo mettolo lì, con questo qui lo bagni nel caffè e poi dopo così. Là. E torni a fare quello che hai fatto avvenire adesso, è lo stesso. Allora, la torta sarebbe finita così. Allora, Laura. Dimmi. Le due torte sono già finite. Esatto. Una grande e una più piccolina. Beh. Allora, questa è la ricetta della torta mattone di nonna Iole. Fateci sapere se usate degli ingredienti diversi, tipo il burro o altre cose. E ditemi se poi vi piace questa ricetta. Salutiamo? Certo. Ciao e buona ricetta.
Grazie. Sono sempre all'aiole.